Ma Pamela, ma... Ah, no, scusate, ho sbagliato argomento. Just gonna stand there, hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. Love the way you lie. Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con la primissima puntata di Temptation Island 2019. Perché finalmente è iniziato il trash estivo e quindi possiamo vivere l'estate. La prima puntata andata in onda ieri sera ha fatto record di ascolti con 22,2% di share. E quindi eccoci qui, come ogni anno, come ogni edizione, a parlare della puntata in pochissimi minuti. Innanzitutto, se ancora dovete conoscere le coppie, io vi ho fatto un video l'altra settimana, ve lo lascio qui così andatevelo a vedere. Studiate bene bene i nomi delle varie coppie di quest'anno, così qua, quando ritornerete a vedere questo video, potrete capire tutto. Ma adesso iniziamo subito. La puntata inizia subito con la coppia che mi ha fatto più arrabbiare ieri sera, Jessica e Andrea, fidanzati da milioni di anni, 2 anni e 9 mesi, che il 9 giugno si dovevano sposare, ma questo 9 giugno lo hanno passato a Temptation Island. Adoro. Ma iniziamo subito, perché se voi siete abituati ai miei video commenti di Temptation Island, sapete che io sto molto dalla parte delle donne, andando contro gli uomini, ma questa volta mi dispiace per par condicio. Jessica, sei proprio una puntini puntini stronza, intendo dire, perché nemmeno passate 2 ore che vi siete divisi nel villaggio che subito ti sei accaparrata uno dei single e hai iniziato a sparare merda sul tuo fidanzato. E leggo le frasi più importanti che lei ha detto dopo 2 ore, 2 ore dall'inizio del programma, cioè veritiero, quindi 20 minuti noi da casa. Lei dice: ho annullato il matrimonio perché non sono più sicura di essere innamorata di lui. E quello ci può anche stare. Però poi continua con: non mi prende mentalmente, non c'è dialogo, a me manca che lui non mi chiede mai come sto. Non voglio essere quella che sta a casa a preparare la cena, voglio molto altro. Lui è un mammone e non fa niente in casa. Ho avuto una storia con uno più grande, la storia più bella della mia vita, non mi sarei mai lasciata. Detto questo, ovviamente Andrea, il fidanzato, era nel pinneto a guardarsi tutte queste cose e diceva: no, io non è possibile, cavolo, nemmeno 2 ore e già mi sputai in questo modo. E lui risponde così: io sono uno molto riservato, non vado a raccontare gli affari miei agli sconosciuti. E ci può anche stare, però io ti dico, mio caro Andrea, hai partecipato a Temptation Island. Se eri uno molto riservato, non andavi in televisione a sputtanare la tua storia d'amore. Te lo dico io. Quindi, ok, però anche meno. Fatto sta che questa Jessica gliel'ha fatta di tutti i colori. Anche perché a 24 ore dall'inizio del programma, per loro, per le coppie, Andrea viene richiamato nel pinneto e si vede Jessica con questo tentatore che gli dice: io ti vorrei abbracciare. E quella che gli risponde: anche io. Ma io, il tentatore, dice: io però devo andare in Australia, vieni con me. Certo, anch'io, guarda, dipende come esco di qui, faccio il biglietto e vengo. Scherzi, lo conosci da 24 ore, ma come si fa? Arrivano poi al falò, in cui appunto ogni persona deve vedere dei video sull'altra, e Andrea ovviamente ha ben 2 video in cui rivede Jessica che tuba con il tentatore, bacia, abbracci, massaggi, chi più ne ha più ne metta. Addirittura il giorno del matrimonio lei fa l'esterna col tentatore, mentre dall'altra parte Jessica non vede nemmeno un video su Andrea ed inizia a piangere perché è dispiaciuta e dice: non è un vero uomo. E qui io mi sono incazzato oltre ogni limite, perché a Jessica, allora, un vero uomo non è un vero uomo se fa lo scemo con le altre persone, con le altre ragazzette per farti ingelosire, ma è solo un coglione. Lui che non fa niente perché comunque ti ama ed è rispettoso,
questo è un vero uomo. Allora te non sei una vera donna, perché come gli ho ben scritto. Allora, voi sapete che io non scrivo mai nei profili Instagram delle persone che partecipano ai programmi TV, ma ieri me lo sono sentita di lasciargli un mega commento e gli ho scritto questo, ragazzi. Gli ho scritto: non sono solito lasciare commenti di questo genere nei profili della gente e non offenderò nessuno, come invece purtroppo stanno facendo tutti. Mi chiedo soltanto, perché umiliare un ragazzo che ha vissuto con te più di 2 anni davanti a milioni di persone in TV? Il business wannabe compensa lo sputtanamento? Se non lo amavi, perché non lasciarlo e fare comunque il programma come single tentatrice? Volevi riflettori? Le possibilità c'erano anche senza far soffrire nessuno. Ciao. Ovviamente non mi ha risposto, ovviamente ho avuto ragionissima. Fatto sta che Andrea, super record dei record, ha richiesto il falò di confronto dopo 2 giorni, 24 ore. Da poco terminato il tuo primo falò. Sì. E subito dopo ci hai richiesto il falò di confronto immediato con la tua fidanzata. Sì. Qual è stato il motivo per il quale ci hai richiesto questo falò di confronto immediato? Ti ho chiesto il falò immediato appunto perché ne ho viste troppe. E qui viene il bello. Perché Jessica non si presenta e lui disperato vorrà dire che mi vuole mettere alla prova. No, è perché vuole business e si vuole fare la vacanzina tutti e 21 i giorni. Io spero che Andrea prenda le valigie e se ne vada, così che buttano fuori anche Jessica, che tra le altre cose è anche poco umile, perché una ragazza che dice lui mi vuole perché sono bella. No, non sei nemmeno bella, cioè scordatelo. Non sei bella, io non so chi ti abbia inculcato nella testa il fatto di essere bella, perché non lo sei, non sei bella, levatelo dalla testa e abbassa un po' la cresta. Cambiamo coppia, Katia e Vittorio, 2 anni e mezzo insieme, ma Katia è la protagonista di questa edizione. Io la amo, la amo, è una ragazza fotonica. È fotonico. Fotonica, me le scarpe questo pezzo. No dai, guarda, sono fotonica. No, ma ho dei vestiti fotonici. Ma che fisico ha? Aspetta che levo gli occhiali. Il problema di Katia è che non sa se essere ancora innamorata oppure no del fidanzato. E infatti è lì e dice molte volte ai vari tentatori che nel caso in cui lei dovesse trovare lì dentro quello che gli manca, che le manca adesso, non si farebbe scrupoli e addione al fidanzato. Ma questa è una cosa che comunque lei ha sempre detto anche al fidanzato. Il fidanzato è sempre d'accordo che dall'altra parte del villaggio turistico lui si lamenta per le foto Instagram di lei a culo di fuori e un po' di spalle, un po' provocante, un po' così, un po' colà. Ma Katia, quando vede il video in questione, lei dice: ma me le fa lui? Queste foto me le fa lui? E quindi io mi chiedo: ma se non ti va bene, perché gliele fai? E lui risponde a queste cose: gliele faccio io, perché se non gliele faccio mi rovina le vacanze. Allora io lì ho decretato vincitrice assoluta, protagonista di questa edizione subito, Katia, perché una che si rovina le vacanze perché viene male in foto Instagram è una di noi. Brava Katia, brava Katia, io ti amo, mi fai proprio ridere. Ti adoro. Ma adesso ragazzi, se nella coppia Jessica Andrea io ho dato contro la fidanzata, nella coppia Ilaria e Massimo, addione Massimo, abbiamo trovato un nuovo oronzo, lo stronzo. Allora, Ilaria, nuovo record anche per lei, in 24 ore 2 volte nel Pinneto, a far vedere che Massimo, e là là, come si diverte con le tentatrici. Vi ricordo che Massimo è quello che si lamentava nella clip di presentazione perché non aveva tempo di giocare alla PlayStation. Questo è il soggetto. E una tentatrice gli domanda: ma l'ha mai tradita? E quando lui risponde no, gli si allunga il naso che già aveva lungo, gli si allunga ancora di più, che praticamente, un lo so, arrivava a casa mia che mi ha bussato. E ho detto una cavolata. Fatto sta che lei, incavolata nera, a piange, a fa le facce, a dire le peggio cose che nemmeno Lara l'anno scorso. La mano, Massimo, te la taglio.
attimo. Ma è sempre a piangere. Allora io mi domando, queste donne così sono donne che quando trovano l'amore si annullano per il maschio, nel senso che perdono o allontanano gli amici, si allontanano dalla famiglia, magari lasciano il lavoro per andare più dietro al fidanzato e tutto quanto. Perché lo fate? Perché? Perché soprattutto le persone che fanno questa cosa lo fanno per un fidanzato che è testa di C, che è, gli fa sempre le c. No, corna non è una parolaccia, quindi lo posso dire, gli fa sempre le corna. Quindi io mi dico, ragazzi, ma si può benissimo stare insieme ad un'altra persona, ma mantenere, ovviamente non nel solito livello di quando siamo single, ma comunque possiamo mantenere le amicizie che avevamo prima, eh? Non è che una cosa esclude l'altra, dovete capire questa cosa, perché quando vi isolate, rimanete solo con il fidanzato, quando poi vi lasciate, risiete sole. E allora poi vi arriva nella mente il pensiero, oddio, non lo posso lasciare perché poi sono sola. No, non si fa così. Non siate succubi del fidanzato. No, no, dignità, ragazzi, dignità. Poi questa settimana su David e Cristina, la coppia uscita da Uomini e Donne, c'è poco da dire se non niente. E passiamo a Nicola e Sabrina. Nicola e Sabrina, anche su di loro c'è da dire poco, se non che tutte le tentatrici sono contro il fidanzato, cioè Nicola. Tutte parlano male di lui e dicono questo: non ha argomenti, è superficiale, è un bambino, è sempre a guardare culi e tette, lui è il più viscido di tutti, lei, riferito alla fidanzata 42enne, chissà quante corna ha, deve essere una donna che si sente sola per accontentarsi di un bambino del genere. L'hanno sotterrato. Ed ora, ragazze e ragazzi, l'ultima coppia della serata: Nunzia e Arcangelo, le persone che stanno insieme da 13 anni. Allora, al primo sguardo Arcangelo a me mi sembrava molto un po' gay. Però, boh, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, vabbè, vabbè. Tutto va bene, tutti si divertono. Ma alla fine della puntata di ieri abbiamo visto che Arcangelo dà un bacio alla tentatrice. E io lì ho detto, no, stai scherzando? Poi mi sono ricordato della frase che ha detto 5 minuti prima, e cioè, io adesso non mi voglio sposare perché voglio fare il cavolo che mi pare. Una volta che mi sposo, io tutta la mia vita sarà concentrata sulla famiglia. Adesso no, è per quello che faccio quello che voglio. Ma io gli voglio dire questa cosa: sei fidanzato da 13 anni, non sei single, non puoi fare quello che vuoi. Se vuoi fare quello che vuoi, la molli e stai per i cazzi tuoi, stronzo. Fatto sta che la primissima puntata ha ben due falò, perché lei, Nunzia, chiede il confronto immediato. E qui, boom, boro, boom, 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 la puntata e termina così. Vaffanculo. Quindi noi non sappiamo se Arcangelo ha o no accettato questo primo falò di confronto, o se farà come Jessica, che se vuole diverti 21 giorni a diritto. Però l'appuntamento è a lunedì prossimo con la seconda puntata, e quindi con questo falò dove scopriremo tantissime cose. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate di questa nuova edizione di Temptation Island, qual è il vostro o la vostra preferita per il momento e chi odiate con tutto voi stesse. Io odio Jessica, ve lo dico subito. Mettete like a questo video se vi è piaciuto, ovviamente, continuate a iscrivervi al mio canale, seguitemi su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!